Visto che ci sono tante domande di tecnica, ho pensato di coinvolgere un esperto, un giornalista che sa di tecnica, sa molto di tecnica, a cui vi affido. Vi ricordo l'appuntamento per domani dopo il Gran Premio per il commento e vi ricordo anche che è possibile fino a mezz'ora dal via della gara giocare con il contropronostico, che è un gioco che c'è sul sito della stampa. E ora la parola all'ingegner Paolo Filisetti. Innanzitutto grazie e benvenuti a tutti voi che ci seguite e ci inviate numerose domande di carattere tecnico. Noi cercheremo come sempre di rispondervi anche adesso nel cuore della notte qui a Melbourne dopo un'intensa giornata lavorativa e cercheremo di non deludervi e soprattutto di essere esaustivi per quelli che sono i vostri quesiti più importanti. Buonasera, sono Marco Asfalto di newsf1.it. Volevo fare una domanda sulle nuove PU. Praticamente volevo sapere se in particolare se la distribuzione dei nuovi motori 1600cc è ancora con valvole pneumatiche oppure se le case costruttrici abbiano trovato una nuova soluzione o sperimentato soluzioni differenti. Grazie. I sistemi di distribuzione degli attuali motori turbo sono comunque rimasti a richiamo delle valvole pneumatiche. Questo perché è il sistema non solo più collaudato ma anche più efficace per motori con regimi elevati di rotazione. Oggi si gira a 15.000 giri contro i 18.000 dei motori aspirati, ma comunque un regime particolarmente elevato che non consentirebbe con altre tecnologie di ottenere lo stesso tipo di efficacia. Ciao, sono Manuel Scappa e volevo chiedere se c'era la possibilità che si potesse sfruttare la scia tra automobili sorelle o comunque tra compagni di scuderia per risparmiare il carburante. Grazie. Lo sfruttamento della scia sicuramente può creare una riduzione del consumo del carburante e quindi si potrebbe anche ipotizzare quanto voi stessi chiedete. Nello stesso tempo c'è da dire che il guadagno sotto questo profilo è realmente marginale e inoltre non tutte le condizioni di traffico in pista potrebbero consentire di adottare delle strategie di questo tipo. Con l'introduzione del brake by wire, gestire la fase di frenata è diventato molto più difficoltoso. Che differenze ci sono tra asciutto e bagnato? La domanda sul brake by wire è molto interessante. Abbiamo potuto infatti vedere oggi quanto questo sistema in situazioni in cui il grip non è costante, c'è una variazione dovuta ad esempio della pioggia caduta per un certo momento sulla pista, crea dei problemi e le squadre stanno cercando di risolverli riducendo gli automatismi che lo mettono in azione, facendolo in questa maniera gestire dal pilota quando cambiano i livelli di grip. Buonasera a tutti, volevo sapere se le elevate velocità che sono state riscontrate nei test sono dovute più alla potenza dei motori aiutati dalle MGU, K, H o quello che sia, o agli assetti estremamente scarichi e alla migliorata penetrazione delle Formula 1. Grazie. L'incremento delle velocità massime registrate nei recenti test non è tanto dovuto all'integrazione tra i motori elettrici e il motore a combustione interna, bensì alla riduzione della resistenza all'avanzamento grazie alle ridotte dimensioni dell'ala anteriore. In questo modo le velocità massime sono decisamente più elevate, intorno ai 22, 25 e anche oltre chilometri orari sui rettilinei. Sono Giuseppe e volevo porre delle domande tecniche. Il regolamento FIA non pone delle limitazioni per quanto riguarda il recupero energetico dell'unità MGU-H. Mi domandavo quindi la Ferrari come si ritiene collocata in questo specifico settore e quale può essere l'energia recuperabile nel singolo giro. Inoltre, poiché le batterie al litio risentono di problemi con il riscaldamento, che cosa ne pensano di poter utilizzare nell'immediato futuro batterie al supercondensatore al grafene? Grazie. Il limite di carica dell'MGU-H non è indicato nel regolamento, resta però quello della MGU-K indicato in 4 kJ. Inoltre, quando quest'ultima è in fase di scarico, poniamo a 2 kJ, al massimo l'MGU-H può caricare la stessa quantità di energia, cioè 2 kJ rimanenti, per un totale sempre di 4.